Buonasera, buonasera bella gente, buon venerdì soprattutto e benvenuti in questa nuova puntata di Ozio Lord con il caro e amato God of War. Come state raga? Tutto bene? Spero che da voi non stia piovendo forte come è successo qui. Qua c'è stata proprio una bella scaricata d'acqua. Allora ragazzi, prima di iniziare la live, ricordo sempre a tutti che non sono mai solo e c'è tanta altra bella gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo il nostro Nola con Silent Hill 3, Lady Croft con Genshin Impact, la sala giochi, Grey 92, Igloo, Potetaggi Club, Avery, Hacker Channel, Jenny, il nostro Shinigami, Argens, Vivisector, il nostro Game Time, Gabriel, Xmind e Yeye. Ok, intanto comincio a caricare e riprendiamo dove siamo. Sento una brezza. Forse potremmo uscire se proseguiamo di qua. Ok. Raccogliamo il cristallo di guarigione. Un'altra stanza vuota. Fratellino. Forse dovremmo... No, non dirlo nemmeno. Lo troveremo. Là, dall'altra parte della caverna c'è una porta. Andiamo! Scusate un attimo, ragazzi.
Ok ragazzi, rieccomi. Allora, vediamo un po' dove ero rimasto. Troviamo sopra al punto in cui siamo scesi dalla barca. Questa miniera è un'enorme spirale. Credo di sentire qualcosa. No. Una statua. Non è solo una statua. Quel volto di pietra dominava l'entrata del mulino cosmico. Costruito da Durin il Generoso. Credo che i manufatti dei ribelli siano tutti qui. Possiamo riportarli a Brock. Un'altra tana di droga. Vai a fuoco! Ma probabilmente lo sai già. Schiappa! Aia. È veloce. Mannaggia. Fratello, no! Ah, m'ha battuto. Yeah.
l'altra tana di Droger. È veloce! Vai a fuoco, Kratos! Passerà! Schiaffa! Atreus, questa miniera è abbandonata. Allora. È improbabile. Tyr è qui, lo so. Le indicazioni di Durlin si fermavano all'entrata. Dobbiamo cercare finché non lo troviamo. Hai detto che mi avresti seguito. Beh, io dico di continuare a cercare, quindi dacci un taglio. Fa attenzione. Ti seguirò, ma ti dico ciò che vedo. Puoi non essere d'accordo con me, ma non ti rivolgerai mai più a me in questo modo. Intesi? Sì, signore. No! Ma è dove sono venuto?
Che è successo? Perché non funziona? La catena è bloccata. Giusto. Dovrebbe andare. Quando vuoi. Un'altra porta. Deve essere questa. Lo vedremo. Sembra che prima dovremo raggiungerla. Arrampicati e cerca un altro modo. C'è una manovella qui. Atreus, un altro esercizio mentale. Un uomo che passa la vita a combattere come Tyr può avere il desiderio di mettersi alla prova. La prova lascia una scia di distruzione. E se la scia di distruzione fosse un bel po' di cattivi? Perché preoccuparsene? Sei forte e hai fatto la cosa giusta. La guerra non misura la forza di un uomo. Spero che un giorno lo capirai. Sembra che la macchina rilasci dei minerali nel trogolo d'acqua. È congelato. Il minerale è inceppato e fa traboccare l'acqua. Okay. Forse ci siamo.
Giù mi troppo tardi. Però questo devo farlo solo di sopra, ma come devo fare? Ok. Forse ci siamo. Torneremo indietro a controllare l'ultima porta, vero? Terreno di fermarsi. Sembra familiare. Siamo di nuovo nella sezione a spirale. Sentite, fratelli, penso proprio che non siamo soli. Occhi e orecchie bene aperti. Veniva da qui. C'è un passaggio che conduce fuori. Allora. Atreus, le mie parole ti irritano. Va bene, ho capito. Fratelli, aspettate. C'è una luce accesa là. Ehi, forse ci siamo. Quella porta è sbarrata. Deve esserci qualcosa dentro. Una porta simile non protegge certo le lenzuola di ricambio. So cosa dobbiamo fare. Arrivo da dietro!
ci vogliono lì dentro. Deve essere questa. Torniamo al lavoro. Quale artificio è questo, Odino? Ma che gioco stai giocando con me ora? Non siamo con Odino, noi siamo i buoni. Questo è il dio della guerra. Quelle lame. So chi sei. Assassino degli dei. Sei qui per uccidere me ora. No, per liberarti. Stammi lontano. Fratello, lascia che provi io. Tyr, Tyr. Senti, tu mi riconosci, vero? Voi avete ucciso Mimir. No, 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 no. Noi l'abbiamo rianimato. Voi state lontano da me. Siete dei mostri. Fermati. Lui ci serve. Aspetta. Ah, cazzo, me la colpire. In arrivo, da dietro! Ah. La mia potenza è quella che è. Ok. Allora, vediamo chi sono questi qua.
Atreus! Di qua! Bloccalo! Sto per prenderne un bel po', vero? Attento, fratello, sei coperto di Bifrost! A sinistra! A destra! In arrivo da dietro! Era l'ultimo, troviamo tuo figlio. Ok. Secondo me qua occorrerà un altro potere per rompere questo. Ascolta, non ti vogliamo fare del male. Vogliamo farti uscire e portarti in salvo lontano da Odino. Abbiate pietà. Questo è mio padre. Aiutiamo la gente. Io non dovrei stare qui. Vi prego, è peggio quando si arrabbia. Padre! Non sei forse un guerriero? Non sei un condottiero? Torna in te! Mio figlio ci ha portato in questo posto. Perché? Guardalo! Tu? Perché mai? Neanche mi conosci. Conosco la tua storia. Hai aiutato i giganti. Noi ricambiamo il favore. Noi? Noi ce ne andiamo. Tu vieni con noi. Tieni. La tua statua nel lago aveva la lancia. Pensavo che ti servisse... Un bastone? No. Pensiero gentile, ma no. Grazie tante, no. Ma... Va bene. Io sono scappato perché non... Non sempre so che cosa è reale. Certe volte c'è un... Non ti devi vergognare, fratello. Viviamo in tempi molto strani. Anche voi lo sentite parlare? Dobbiamo tornare a casa.
Hai sentito? C'è dell'aria che viene da laggiù. Forse siamo vicini a un'uscita. Con quali nomi posso chiamarvi? Io sono Atreus. Conosci già Mimir. E lui è mio padre, Kratos. Perché il figlio di uno spartano parla a nome degli Jotnar? Mia madre era l'ultima gigante di Midgard. Laufey? Laufey. Ricordo quel nome. Anche lei voleva aiutare le persone. Ora è nella luce di Alfheim. Mi spiace, ragazzo. Stai bene? Sono molto più forte quando si sta in piedi. Ci penso io a quello. È il minimo che possa fare. Wow! Perché rischiare l'ira di Odino liberandomi? Beh, sta arrivando il Ragnarok. Speravo lo sapessi. Pensavamo volessi aiutare. Voi mi avete liberato per una guerra. No! Dunque, Tyr... È bello vederti di nuovo dal vivo. Mimir, cosa ti è accaduto? Ho seguito le tue orme. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre di tutti. Non meritavi un trattamento così. E tu sì? Però ti dirò, la mia vista era meglio della tua. Lo abbiamo trovato in cima a una montagna avvolto dalle radici degli alberi. L'unico modo per liberarlo era... beh, quello. Estremamente piacevole per tutti quanti. Ah! Stai bene? La luce. È passato così tanto tempo. C'è un affioramento roccioso più avanti. L'ombra ti farà stare meglio. Andiamo. Avete detto che il Ragnarok sta arrivando. Quindi Baldur... Baldur è morto. Odino lo mandò a inseguire un gigante a Midgard e lui trovò Kratos. Io avevo promesso di portare questi due sulla vetta più alta dei regni se mi avessero tagliato la testa e convinto Freya a rianimarla. Mimir, racconta di Baldur. Ci stavo arrivando. Non ci sono state solo le uccisioni. Ehi, siamo tutti. Attenzione! Va bene, ci penso io. Alfa! Dietro di te! Quel Grim si è appollaiato! Tiriamolo giù! Alla tua sinistra! Andiamocene prima che altre creature ci attacchino. Avresti dovuto prendere la lancia e difenderti. No. Ho rinunciato alla violenza. Ma sei il dio della guerra. Non più, da molto tempo. Se Odino desse inizio al Ragnarok, davvero non combatteresti? No, almeno se lo volessi. Prima di continuare, ditemi la verità. Che cosa volete da me? Voi? Voi che parlate del Ragnarok? È un dio della guerra quello che cercate? È quel Tyr che vi serve?
Atreus. Io... Perdonatemi. Vi sono grato per avermi liberato. Però se volete che io vi segua in guerra... O peggio ancora, che vi guidi. Uccidetemi ora. Ho smesso di lottare. Il danno è fatto. Nessuno ti ucciderà, fratello. Meglio morire che assistere al Ragnarok. Noi non vogliamo la guerra. Vogliamo solo risposte. Ma io non so come aiutarvi. Non ha importanza. I giganti si fidavano di te. È questo il Tyr che ci serve. Ci servi tu. D'accordo. Non chiedo altro che una notte di riposo. E magari del cibo. Credo abbiate ucciso le guardie che mi portavano la cena. Fratello, forse ora vuoi finire la tua storia? I figli di Thor ci attaccarono. Li uccidemmo. Baldur... Eccomi qui ragazzi, scusate un attimo, mi sono giusto allontanato un secondo, mi stavo cambiando, mettendomi bello a calduccio. Che dite? Il Ragnarok sta per iniziare. Uccidere Freya. L'ho ucciso. Ma non hai raccontato che abbiamo combattuto e liberato le Valchirie? Che i giganti sono scomparsi, che sono stato chiamato Loki, e poi gli altari e... I giganti? Quando siamo arrivati a Jotunheim, erano tutti... morti. Morti? Pensi che Odino... Non lo so. Io penso che prima ce ne andiamo e meglio è. Ehi, cosa sono? Rinforzi da Asgard. Gli Ainerir vorranno indagare a fondo sulla mia scomparsa.
al cielo per viaggiare tra i regni. Odino ha degli assi nella manica a cui non avevamo pensato. Stanno arrivando anche a Nidavellir. I nani staranno bene. Non dobbiamo più preoccuparcene. Dobbiamo andare. Ora. Yggdrasil, quanto tempo. Avevo dimenticato la bellezza. Tyr, nei tuoi viaggi, i giganti hanno mai parlato di Loki? Scusa, ma quel nome non mi è familiare. I giganti sono per un popolo molto riservato. Ha senso. Se mi riposassi... Casa nell'albero. Dio ti. Sei davvero vivo? Dici? Chissà. Ok, è solo stanco. Gli ho promesso cibo e un posto in cui riposare. Ah, ma certo, ragazzo. Bene, vediamo che si può fare. Prego, entri. Arriviamo. Possiamo parlare della nostra prossima mossa? C'è troppo a cui pensare. Parleremo domattina. Oh, ok. Domattina. Fermo, fermo! Ah, molto meglio. Grazie. Bene. Buonanotte, Tyr. Vado a letto. Domani è un gran giorno. Allora, Tyr! Sembra siano state fatte delle promesse. Vediamo di sistemarti, ok? Se vuoi seguirmi. Ehi! Guarda cos'ho per te! Sono sicuro che non interromperemo nulla! Io penserò a trovarti un letto. Mi servirà del tempo per costruirne uno per qualcuno della tua stanza. Ti prego, non scomodarti per me. Troppo spazio sarebbe inquietante. Hai un postino per le scuole? Sì, ma appunto ci tengo le scuole. Mi basta. In realtà è il massimo che posso gestire. Va bene. Vuoi del cibo? Qualcosa. Magari delle gallette. Gallette? Qualsiasi cosa simile a un biscotto. Io? Con un po' di sale? Beh, vedrò che riesco a trovare. Ho ampliato l'offerta, se hai i materiali che mi servono. Quindi questo è ciò che rimane di Tyr, eh? Da dove vengo io, si dice che ne abbia passate parecchie. Come tutti. Come sei filosofico. Ma sono... Oh... Grazie di avermeli portati. Qui gli Ainerir non potranno toccarli. Ribelli, conti come la merda, ma che coraggio. Li terrò al sicuro. Qualcuno deve ricordare quei nani. Ma sono... Oh... grazie di avermeli portati. Qui gli Ainerir non potranno toccarli.
perfetta. Terrà tutti i tuoi pezzi al loro posto. Forse stanotte riuscirò a dormire davvero, da uomo libero, senza gli occhi del padre di tutti su di me. Che stai pensando, fratello? Sto pensando che vorrei che tutto tornasse come prima. E a me piacerebbe arrampicarmi su un albero, ma è una nave già salpata. Vorrei che Atreus non fosse così inquieto. Temo solo per la sua incolumità. Lo so, fratello. Ma tenerlo a briglia tirata non gli eviterà i pericoli. Il ragazzo vuole fare qualche errore di testa sua. Mi spiace, ma forse Tyr è uno di questi errori. Non ho mai visto nessuno tanto a pezzi quanto lui. Il suo dolore è fresco. Ti aspetti troppo da lui. Già, può darsi. Peccato che Freya voglia ucciderti. È un'alleata che ci farebbe comodo. Questo non è fattibile. No, immagino di no. Non riesci a dormire? Ah! Shh! Non puoi arrivarmi alle spalle in questo modo. Devo fare una cosa a Midgard. Cosa? Senza di me? Credevo che fossimo soci. Lo siamo. Non sapevo se eresti venuto con me. Andrò a trovare una vecchia amica. Oh, capisco. Oppure sarebbe meglio non farlo, dal momento che lei è determinata ad ammazzarti. Non credo che lo farebbe. Senti, penso che sia splendido che tu veda il meglio nelle persone. Dico davvero, e voglio che continui a vedere il meglio, evitando di farti ammazzare. Oh. Abbiamo bisogno di lei. Vale la pena rischiare. Ne sei sicuro? Posso suggerire un'alternativa, qualcosa di meno rischioso, ma che potrebbe darti qualche risposta? Di che stai parlando? Un certo vecchio amico che non vedi da un po'. Un amico molto gigante. Jormungandr. L'hai trovato? Se vuoi ti porto da lui. È proprio lungo la strada verso la dea vendicativa che ti vuole morto, così avrai tempo di decidere se vuoi morire o meno. Quindi, sai dov'è Frey? No, no. Cioè, sì, ma senti,
parliamo prima con il serpente e poi non ti porterò da Freya. Che ne dici? Incredibile, adesso ho il controllo di Atreus. Per fortuna hai la tua chiave di Yggdrasil. Io sono scappato fuori senza. Ti sei stufato così presto di avere ospiti? Cosa? No, mi serve solo un po' d'aria fresca. Tutto qui. Beh, spero ti piaccia fredda. Dobbiamo passare da casa tua prima? Il tuo amico peloso si unirà a noi oggi? No, volevo dirtelo, ma Fenrir è morto. Oh, mi dispiace molto. Nonostante fosse un lupo, era molto pulito. Grazie. Ti darei un abbraccio, ma perché traumatizzarci in questo modo? Allora, sta accadendo qualcosa di terribile vicino alla torre di Helheim. Ricordi come arrivarci? Sì, è oltre i rematori, ma è questo che ti fa pensare che Jormungandr... Io ho naso per queste cose. Ok, beh, sono successe molte cose e voglio risposte. Un forziere. Non è facile, eh? Silenzio! Non potrà mai essere alla pari del padre. Perché mi guardi così? Ti ho già dato la corda per l'arco. Vero? Che sta succedendo? Mio padre dice che ho fatto un incantesimo alla morte di Fenrir, ma non ho idea di che cosa parli. Magia accidentale? Questo è inquietante. No, qua ci vogliono le lame del caos. Non è solo la magia accidentale. Mi sono trasformato in un orso. Un orso? Bava inclusa? Sì, ma ho perso il controllo. Freya conosce la magia meglio di chiunque. Può aiutarla. Non quella dei giganti. Ok, faremo come vuoi tu, Sin. Un enorme serpente velenoso sembra molto più sicuro. Velenoso? Colpisci il barile, c'è anche della pietra sonora. Bello, vero? Bellissimo, Sindri. Non posso sollevarla. Forse con qualche aiuto. Non guardare me. Chissà dove è stato. Siamo bloccati. Com'è finito qui il braccio della statua di Tyr? Trova il modo di passare e te lo dirò. Ci sto. È la pietra sonora, ma il percorso è ancora bloccato. E non ne vedo altro da questa parte. Aspetta, do un'occhiata. Forse da un'altra angolazione...
il braccio di Tyr? Tuo padre doveva a Thor un pagamento col sangue. E beh, Thor l'ha ottenuto. Wow, che storia. Dici che è possibile che succeda di nuovo? La furia incontrollata da Orso? Non lo so. Abbiamo compagnia. Coprimi. Sono fatti di sporco, letteralmente. Non toccherò... Chi ha detto che devi toccarli? Mi piace come ragioni. Ok. O la va o la spacca. Schiaffa! Grazie per aver sacrificato così tanti oggetti della tua borsa. Era chiaro che ti serviva. Oh, ma figurati. Oh, penso che l'interruttore sia rotto. Puoi ripararlo, vero? O tuo fratello ha ereditato tutto il talento? Dipende. Tuo padre è tutto muscoli? Se dico di sì, mi confermi che Brock ha più talento di te. Ecco. Proseguiamo. Preoccupi tanto oggi? Devo solo occuparmi delle persone che mi stanno a cuore. Impedire che succeda loro qualcosa. Freya non mi ucciderà. E forse Jormungandr non è nemmeno qui. E poi io gli piaccio. Mi ha mangiato solo una volta. L'avevo opportunamente cancellato dalla memoria. Beh, siamo qui. Visto, è sparito. Beh, avete provato a chiamarlo? Abbiamo provato a suonare il corno. Io non sto parlando del corno. Jormut!
tutto chiaro, allora. Non vorremmo mai trattenerti oltre. Bel discorso. Bosco di ferro. Che cosa vuole dire? Che dovevamo rimanere a casa. Andiamocene. La porta è congelata. Forse posso... Vuoi lasciarlo fare a me? Qual è il tuo piano di grazia? Arrivare al concilio delle Valchirie e sperare che Freya sia di buon umore? Beh, ora che so dove si trova... Sì, è esattamente quello che farò. Merda! Non dirlo a Brock. Non lo sopporto quando è compiaciuto. Baldur voleva ucciderla. Non avevamo altra scelta. Non so se la pensa allo stesso modo. Beh, non glielo chiederò. E poi, erano le tue frecce. Hai assolutamente ragione. Ecco perché suggerisco di non farlo proprio.
scappa! Troppe emozioni in un giorno solo. No, siamo così vicini. Oh cielo. Forse è un segno. Non fare il bambino. Ti prendo io. Non ti faccio cadere, promesso. Io... Va bene. Allora entra Tre Regni. Sai che non funziona così. Vorrei che fosse altrimenti per Bestla. Allora è stato così brutto? Spero davvero di non doverlo rifare mai più nel caso te lo chiedessi. Il mio negozio! Beh, se non posso fermarti, io mi fermo qui. Mi metterò a sistemare. Fai pure. Vuoi davvero entrare lì dentro con la freccia che ha ucciso suo figlio? La nasconderò sotto la maglia. È un monito a essere migliore. Ti serve un'arma che uccide per essere migliore? Se mi fa sentire forte, sì. È una cosa così brutta? Se ti porta a credere di poter convincere Freya di qualcosa, sì, lo è. Devo provare. Continua. Sicuro che sia una buona idea? Non hai un piano! Brock dice che alcune persone vivono di caos.
Penso abbia ragione. Cosa ti fa pensare che sia così? Si parla di vita o di morte? È il Ragnarok. Non possiamo non fare nulla e non abbiamo molte opzioni. Vivere! Vivere è un'opzione! Ok, da che parte è il concilio? Se continuo a salire ed andare avanti, penso che ci arriverò prima o poi. Sì, sarà così. Pietra sonora. Bloccato. Devo distruggere questo materiale sonico. Bene. Serve un'altra angolazione sulla pietra sonora. Ok. Se mio padre perderebbe la testa. Se si fidasse di me, non dovrei nascondergli le cose. Come posso fidarmi se menti? Beh, non ha tutti i torti. Forse se mi ascoltassi potrei dire lo stesso. Beh, da chi pensi che l'abbia imparato? Ah!
Perché non ti fidi di lei? Perché non me lo dici? Accidenti, uomia, mi hanno colpito. Sembra la direzione giusta. Quanto vorrei una bussola? Battuto. Bene raga, a parte anche il nostro Grey, lo tiranno, Dedro, Sgazza, Jade, Sara, la coppia streaming oppositor,
e Black sono in live. Sì, che posso. Beh, qua sicuramente dovrò tornare con Kratos. Che di certo non ho gli esplosivi da usare. Freya non dovrebbe essere molto lontana. Bisogna fare attenzione a quel portone. Sei tu Atreus? Ehi là, laggiù! Ehi! Ti è tornato il buon senso? Sì, cioè, non cambio idea. Hai dei dubbi? Ehi! Tu non ne hai mai? Sempre meglio che avere rimpianti. Non sono sicuro di essere d'accordo, ma in ogni caso continua così e potresti avere anche quelli. Assicurati di urlare se inizi a ucciderti. Grazie, ora mi sento molto meglio. Sì, quella è la porta. Ehi, Freya. Cosa? Non posso far visita a una vecchia amica? Non c'è nulla di male, no? Cioè, dai, solo perché sono responsabile della morte di tuo figlio non significa che... Ok, giusto, magari questo è meglio non ricordarglielo. Come dici, Freya? Perché porto al collo la freccia che ha ucciso tuo figlio? Questa è un'ottima domanda. Io sono spacciato. È il momento. Dovevi restare con Sindri. Aspetta! Basta! Tuo padre, dove si trova? Non è qui! Ti ha mandato lui? No! Lui non lo sa! Non dovevi venire. Ha ucciso mio figlio. Cosa ti fa pensare che non farei lo stesso? Tu non lo faresti! Ci scommetteresti la vita? Che cosa ne sai di me? So che ancora non mi hai ucciso. Mentre ci pensi, perché non mi liberi e ti dico perché sono venuto? Se vuoi che risparmi tuo padre, fiato sprecato. Il suo destino è segnato. Tu sai chi ha la colpa di tutto quanto. Non posso avvicinarmi a Odino. E non ne ho bisogno. Il Ragnarok lo prenderà. Ah sì? E se io ti dicessi che è venuto a Midgard? È venuto da noi. Ci ha offerto la pace se non l'attacchiamo. Dice che il Ragnarok è scongiurato. Lui mente. Può darsi. Se conosci la profezia di Groa, sai che parla di un esercito di giganti. I giganti attendono la guerra a Jotunheim. No, io ci sono andato. Non c'è un esercito di giganti. Non ci sono giganti. Tranne me.
Tu? A Jotunheim. Abbiamo saputo la verità. Mia madre era l'ultima guardiana dei giganti a Midgard. E questo non è tutto. Ci sono profezie dei giganti su di me. Loro mi chiamano Loki. Penso che forse si aspettino che io li aiuti a fermare Odino in qualche modo. Ma dato che i giganti sono morti e tu non affronterai Odino, ha già vinto lui. Perché non combattiamo insieme? Ora tu puoi lottare di nuovo. Sono ancora a pezzi. Va bene. Va bene. Ma abbiamo trovato Tyr. Forse se tu gli parlassi... Tyr è vivo. Sì. L'abbiamo fatto fuggire da Svartalfheim. È impossibile. I 9 regni sono preclusi a tutti. No. Abbiamo aperto una strada. Ma non sappiamo come procedere. Se ci alleassimo tutti insieme... Ora basta. Basta! Lascia questo posto. Vai e non tornare più. Vattene prima che cambi idea. Non aspettarti la stessa clemenza per tuo padre. Troppo, non possiamo riprendere niente. Ok, non sono morto, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Tutto questo potrebbe essere stato solo un'enorme perdita di tempo, ma non lo ammetterò mai a Sindri, mai. Per fortuna amo arrampicarmi. Oh, grazie, Ymir. Stai bene. Com'è andata? Iniziavo a pensare... Sindri, te l'ho detto che potevo farcela. Ma non penso che ci aiuterà. Dov'è la tua collana? Oh, stavo pensando e... me ne sono liberato. L'ha presa lei, vero? Oggi era il tuo giorno fortunato. Allora dimmi, come ci si sente a farsi guidare dal caos? Io... L'avevo appena sistemata! Ho ancora qualche asso nella manica. Se hai bisogno di me, mi trovi qui! Pazienza! Incubi! Chiamami!
qui prima che qualcos'altro cerchi di ucciderci. Sì, buona idea. Odio dovertelo chiedere. Ne parleremo con tuo padre? Visto che sei stato sincero e tutto. No, ti ucciderebbe. Bene. A proposito di sincerità, vorrei la tua opinione su qualcosa. Qualcosa che ho nascosto a mio fratello per lungo tempo. Te lo dirò sulla via del rito. Forza. Non lo smettono mai. Chi Alfa! Torniamo alla torre di Alfheim. Dicevi? Molto prima che tu nascessi, ci fu un incidente alla fucina. Brock morì. Non potevo accettarlo. Così andai al lago delle anime ad Alfheim per riportarlo indietro. Legioni di anime provarono a fermarmi. Le sento ancora strisciare sulla mia pelle. Il fatto è che riuscii a recuperare solo 3 delle 4 parti della sua anima. Sindri. Brock ha sempre pensato di essere rimasto svenuto. È da allora che gli mento. Il pensiero mi tormenta. Devi dirglielo. Hai il diritto di sapere. Quando arriverà il momento, come farai tu con tuo padre? Non è la stessa cosa. Davvero? Ora? Schiaffa! Un momento! Comunque, hai fatto del bene. Hai salvato Brock. Io ho causato problemi. No, ho fatto una scelta che non mi aspettava. In che senso una scelta? Io non potevo restare solo. Gli altri nani, quando l'hanno visto, ci hanno evitati. Così ci siamo trovati una nuova casa. Beh, il passato non si può cambiare, ma non deve definire chi sei. Torniamo a casa prima che mio padre si svegli. Potrebbe essere l'idea migliore di tutta la notte. A tre. A tre? È un... Sta zitto. Quindi non posso darti un soprannome? Ah, era un soprannome. Oh, come vuoi, Locke. No, così è peggio. Ah, mi è bastato dirlo una volta. Bene. Andiamo? Odio arrivare a mani vuote. Dopo l'enorme fallimento con Tyr, volevo solo... Frena, piccolo. Ok, magari Tyr non è come te l'aspettavi, ma un fallimento. Lo hai salvato da un destino terribile. Non è poco. Ehi, forse alla fine potrà esserci d'aiuto. Forse. Ma mio padre non continuerà così per sempre. Probabilmente ha già scelto il nostro prossimo nascondiglio. Beh, non peggioriamo le cose facendoci beccare.
Appena arriviamo, coprirò le nostre tracce vicino al passaggio e andrò sul retro e tu comportati normalmente. Ma presto. Non è il rischio a preoccuparmi. Ci fidiamo della via che ci vogliono indicare. Mi fido della loro saggezza. È come se ascoltassimo direttamente la loro voce. Sicuro che i giganti non consiglino la guerra? Io li ho definiti saggi. Nella mia esperienza significa essere pacifici. Oh, fratellino! Visto? Te l'avevo detto. Atreus, dove sei stato? A fare pipì. Spero che siate affamati! Ho una fame. Vi siete riposati quanto me? Scendo subito giù. Questa è una salsiccia. Certo, non lo vedi? Prima il cibo era più buono. Vuoi provarci tu a cucinare per questa marmaglia? Accetto. Cosa? Atreus, abbiamo la prossima mossa. Oh, ma allora dove andiamo? Ad Alfheim, la casa degli elfi. Alfheim? Tu odi Alfheim, perché trasferirci là? Trasferirci? No, andiamo a cercare informazioni. L'altare di Groa, ragazzo. Tuo padre dice che l'hai trovato lì. Groa, la custode del sapere. Oh, forse c'è un segreto che posso svelare. Già, chi meglio di colei che ha visto tutto? Non sapevo se tu... No, niente. È fantastico. Alfheim. Ehi! Non scordatevi questa, vi ci porterà. Sapete cosa? Costruirò un tavolo più grande. Ce n'è di più per me. Tyr, vuoi davvero venire con noi? Sì, quando sei pronto. Anzi, quando tuo padre è pronto. Se i miei consigli possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi, è il minimo che posso fare per sdebitarmi. Inoltre, penso mi farà bene rivedere la luce di Alfheim. Quella luce elfica è roba buona. Dunque, chi ha avuto questa idea? Oh, Mimir, ovvio. Gli ho chiesto come mi avevate trovato e lui mi ha parlato delle profezie segrete negli altari di Jotnar. Affascinante. E poi abbiamo fatto il punto su quali altari abbiamo visto. E tuo padre si è ricordato che quello di Groa è fuori dal Tempio della Luce. E visto che ora possiamo andare ad Alfheim, è stato subito chiaro come dovevamo procedere. Nemmeno un passo falso per l'uomo più sapiente del mondo, anche se i piedi non li hai. Mi è sempre piaciuto parlare con te, sai? Già, ed è bello vederti di nuovo libero, amico mio. E grazie anche a te, Brock. Questi vestiti sono meglio di quanto meriti. Puoi dirlo forte! E non sai cosa ho barattato con il padrone di casa per avere quel seme di Yggdrasil. Padrone? Non è il padrone di casa. Ok.
tornerà utile. L'ha fatto sul serio. Tyr ha dormito nel mio ripostiglio. È una cosa normale per voi dei spilungoni? O solo per quelli rimasti imprigionati per secoli? Se non ce l'ho, non ti serve. Potrebbe essere la mia creazione migliore. Dietro di te! Ci vediamo tra poco al passaggio, amici. Signore, vi dispiace se vi do una sbirciatina? Prometto che sarà breve. Bontà divina, che fisico poderoso! Capace di una straordinaria varietà di atti di violenza, immagino. Che cosa succede? È lo scoiattolo che si occupa dell'albero del mondo. Questo profumo delizioso... è ciò che penso. Scusate l'intrusione. Ah, certo! Resina d'ambra, nocciolato con una nota di nero di seppia. No. Non vi interessate di gastronomia, vedo. Un momento. Se tu sei Ratatoskr, perché non somigli a quello che viene in nostro aiuto? È una storia molto lunga. Oh! Ma hai detto bene, sono proprio Ratatoskr. Quello che conosci come Ratatoskr è solo uno dei miei aspetti spettrali. E uno particolarmente cattivo, per giunta. Lo considero così diverso da me che è praticamente un'altra persona. A proposito, Rancore, ti va di venire a vedere i tuoi amici? Fanculo, da fare! Suppongo che c'era da aspettarselo. E comunque, adesso che l'ho ripulito di tutta la resina... rivolete indietro il seme? È un seme. Proprio così. Un seme di Yggdrasil, per la precisione. Visto che i nani hanno eseguito una piccola riconfigurazione, serviranno semi come questi per aprire nuove destinazioni sul mio albero. Il tuo albero, eh? Certo, è il mio albero. Ecco, ora te lo mostro. È per questo che a Mastro Brock serviva un seme di Alfheim. Avete affari importanti in vista. Mentre viaggiamo, potresti raccontarmi la storia della tua visita al Regno degli Elfi? Sì, certo. Alfheim è stato il nostro primo viaggio. Regni col tuo tempio. Freya voleva unirsi, ma Odino le ha lanciato un incantesimo. Non può lasciare Midgard. È terribile. Poi ci siamo fatti strada contro degli elfi scuri per raggiungere la luce. Interferendo nella guerra degli elfi? Non per scelta. Dovevamo riempire il Bifrost e ci hanno attaccati. E gli elfi scuri la stavano coprendo con una roba d'arnia. Dopo averla liberata, gli elfi chiari sono tornati. Ad Alfheim le cose sembravano migliorate. E ora? Alfheim. Da quanto tempo?
Da qui non saprei dire dove si trovi il tempio, ma è lì che giace l'altare di Groa. Storia spezzata. Già, non c'è una soluzione semplice per quella. Gli elfi combattono ancora. Sì, alla faccia del miglioramento. Il Fimbulwinter è stato forte qui ad Alfheim. No, le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Deserto vivente. Sento qualcosa là fuori. È grosso. E soffre. Che cosa senti? Sembra una specie di animale. Come fa a vivere in una tempesta come questa? Ci sono molte grotte sotto al deserto. Non sono molto comode, ma gli elfi scuri fanno del loro meglio. Possiamo raggiungere quel braciere dall'alto?
Dove sta il terzo? Hai occhio. Occhi da Bifrost. Thank you.
Eccolo, il Tempio della Luce. L'altare di Groa è in cima. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No, il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Il fratello di Freyr? Sì, lui però è di una stoffa diversa. Barricata. Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendida, vero? A volte la luce di Alfheim si lega a una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Ah, oh, non sapevo che potesse farlo. Il fratello di Freyja, com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò? Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, vi prego. Non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Wow, era una bomba. Abbiamo liberato noi da lui. Perché ci attaccate? Vi abbiamo aiutati! Atreus, concentrati! Io odio spazio! Alla tua destra! Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo? Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo. No, sei solo ottimista. Un tributo a Freyr fatto dagli elfi. Deve averlo lasciato qui quando si è precipitato a Vanheim. Che cos'è? Un ciondolo per scacciare gli incubi, quelli di Freyr. Conoscendo gli elfi, forse troveremo altri tributi. Come si aprono sti cosmo?
È così alto. L'altra volta siamo arrivati dalla Cina. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto tempo. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi, che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Fortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio? Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Sì, sì! Tyr, tu continua a spingere. Bravo, Atreus. Entriamo. Statua di un elfo scuro qui. Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Luce solida. Alcune cose non cambiano mai. La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile. Cos'è stato? Non ha senso rovinare la sorpresa. Wow, è la luce. Ai! Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter? Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del Pozzo di Luce è il Lago delle Anime? Sì. Dopo la creazione dei Nove Regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli Elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. E diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero gli Elfi. Ben fatto. Anche se immagino che gli elfi chiari non ne saranno felici. A proposito di elfi chiari, lascia che gli parli di nuovo. Potrebbero... Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. Era una bomba! In arrivo!
Povere anime. Hanno attraversato i punti di luce, che ora però sono spariti. Ho un'idea per attraversare. Per fortuna, pur avendo rinunciato alla violenza, può ancora distruggere qualcosa. Di qua, l'altare ci attende. Kratos, dove stai andando? Solo un'occhiata in giro. A volte lo fa. Ah, una mente curiosa. Continui. Il tempio è diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'Arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuna lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Vabbè ragazzi, io mi fermo qui per stasera. Notte a tutti e grazie per la compagnia.